cordiale buonasera a tutti. Eccoci giunti alla decima e ultima puntata della nostra rubrica d'arte per il 1989 e, come vi avevo promesso, concludiamo questa sera la nostra visita alle grandi mostre veneziane. Ci rechiamo a Palazzo Grassi, dove il 30 aprile è stata inaugurata una delle più importanti rassegne d'arte che l'Italia abbia conosciuto. Porta il titolo Presenze 1900-1945 e indubbiamente resterà nella storia delle mostre veneziane. L'intento di Arte Italiana, Presenze 1900-1945, è di tracciare un disegno storico e critico delle vicende della pittura e della scultura italiana attraverso le presenze salienti di movimenti e di personalità, di gruppi e di tendenze che hanno trasformato il divenire dell'arte moderna dal 1900 al 1945 e sono cardini presenti per l'arte di oggi. Questo contributo fa seguito alla grande sintesi internazionale dedicata a futurismo e futurismi e si propone di fornire nell'immediatezza di un ampio e ricco repertorio di opere e di documenti, di accostamenti e di intrecci, un attraversamento della ricerca visiva agli inizi del secolo. Riguardo all'arco storico, la scelta dei termini cronologici 1900-1945 è dettata dall'esigenza di coprire, in maniera esauriente, un periodo in cui prende consistenza il grande impulso internazionale del pensiero artistico italiano, le cui manifestazioni si congiungono alle avanguardie storiche europee. Il periodo artistico considerato dalla mostra attraversa 8 grandi movimenti che andremo via via illustrando. Divisionismo. La definizione trae origine dalla tecnica pittorica adottata da molti artisti italiani alla fine dell'Ottocento e consiste nella divisione dei colori accostati l'uno all'altro in piccoli tocchi pittorici. È l'epoca del razionalismo e dell'ottimismo nel progresso scientifico e tecnico. Un ottimismo però che non impedisce a molti artisti di essere sensibili alle problematiche sociali che si acuiscono con l'incipiente industrializzazione. Giuseppe Pellizza da Volpedo è il rappresentante più significativo di questa propensione lontana dal piatto realismo e dalle punte estreme del simbolismo. Vi aderiscono i maggiori interpreti di quello che sarà il futurismo: Boccioni, Balla, Carrà, Russolo. La luce è un valore fondamentale per i divisionisti perché consente di infondere nella rappresentazione realistica valenze spirituali e simboliche che tendono ad armonizzare l'individuo con il mondo delle emozioni e della natura. Il futurismo. Il futurismo è il primo movimento d'avanguardia italiana. La poetica futurista nasce come opposizione violenta contro ogni forma di tradizione e di culto del passato, contro la cultura ufficiale, accademica, borghese, ed esalta la modernità in tutti i suoi aspetti. I temi prediletti dai futuristi sono la vita urbana e i suoi personaggi, le macchine quali prodotto dell'industrialismo. Il futurismo intende rivoluzionare, oltre ai linguaggi artistici, la cultura e la vita sociale dell'epoca. Si tratta di ricerche artistiche che sconfinano dalla pittura alla scultura, alla letteratura, al teatro, alla fotografia, all'architettura, alla musica, in una nuova visione organica del mondo. Fondatore del movimento, autore del manifesto che, pubblicato su Figaro a Parigi, ne costituisce l'atto di nascita, è Filippo Tommaso Marinetti. Protagonisti con lui sono artisti come Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Balla, De Pero, Prampolini, Sant'Elia ed altri. Secondo futurismo. Con questa denominazione, discussa e convenzionale, si indicano gli sviluppi della poetica futurista nel corso degli anni 20 e 30. In sostanza, ci si evolve verso una sorta di astrazione lirica.
Il secondo futurismo diventa questione di stile e di gusto, opposto comunque ai richiami all'ordine tipici di quegli stessi anni. Gli artisti promuovono contatti con le contemporanee tendenze dell'avanguardia europea e creano le case d'arte, con cui estetizzare le forme più diverse della vita sociale, architettura, decorazione, grafica pubblicitaria, eccetera. Tema del secondo futurismo è la celebrazione dell'ultimo mito moderno, l'aeroplano. Si sviluppa inoltre un tema precedentemente elaborato, quello dell'arte meccanica. La tecnica e le macchine diventano protagoniste delle composizioni pittoriche e delle ricerche, ambito in cui eccellono Prampolini, De Pero, D'Ulgeroff, Mino Rosso, Filià, Farfa, Giacomo Balla e altri. Metafisica. Questa forma di pittura si oppone risolutamente al concetto stesso di avanguardia e si richiama alla tradizione classica, non accademica, dell'immagine riconoscibile, definita della forma chiusa. È una forma che allude a una realtà ulteriore, enigmatica, indefinibile. Tale enigmaticità è raggiunta con la rappresentazione di oggetti familiari estratti dai loro contesti abituali e accostati con effetti di voluta incongruenza. Il mondo che la metafisica evoca è dunque composto da giocattoli e rocchetti, da manichini da sartoria, da guanti, biscotti e carciofi oppure da frammenti di statue classiche. Gli ambienti che ospitano questi reperti sono interni d'abitazione, prospettive di vie e piazze cittadine, luoghi disertati da presenze umane, atmosfere immobili, silenziose. Maestro riconosciuto della pittura metafisica è Giorgio De Chirico, pittore e filosofo. Carlo Carrà aderisce ben presto alla nuova poetica dando vita ad immagini plasticamente più definite di quelle de chirichiane. Sono stati metafisici Sironi, Morandi, De Pisis, Savinio. Astrattismo anni 30. Nel corso degli anni 30 a Milano, un gruppo di artisti elabora una ricerca orientata verso un'astrazione geometrica costruttiva, vicina alle contemporanee ricerche europee. La Galleria del Milione diventa il centro promotore delle ricerche astratte, che costituiscono la reazione più decisa, insieme alle evoluzioni dell'architettura razionalista contro l'arte ufficiosa novecentista. L'astrazione italiana ha anche un suo programma teorico elaborato dal critico Carlo Belli. Se soldati o radice costituiscono l'anima intransigente dell'astrazione geometrica, Melotti, Fontana e Licini operano in termini più liberi con composizioni fantasiose, mentre Veronesi e Munari si dedicano a sperimentazioni con materie non soltanto pittoriche.
Scuola romana. Dall'incontro di alcuni artisti operanti a Roma dal 1927 viene la denominazione di scuola romana. In realtà non si tratta di una scuola vera e propria, ma di una comunanza di intenti e di un'affinità di stile. Gli artisti adottano uno stile espressionista, mutuato dalla tradizione barocca romana, un tratto deformante, una tavolozza di colori cupi o sensuali. Il movimento si pone come momento di reazione all'estetica generalizzata del ritorno all'ordine, rivolgendosi ad una tradizione intrisa di valenze barbariche, selvagge, espressioniste e comunque fortemente emotive. Ne sono i maggiori rappresentanti Scipione, Rafael di origine lituana, Maffei, Fiori. Lo storico d'arte Venturi definisce scuola di via Cavour quella costituita da Rafael, Maffei e Scipione. Vanno ricordati inoltre Marino Mazzacurati, Fausto Pirandello. Realismo anni 40. Nella seconda metà degli anni 30 si registra la ripresa in Italia di orientamenti artistici di matrice espressionista. Nella fase di più acuto dissenso ideologico e di opposizione al regime fascista, il realismo violento e dissonante diviene denuncia della drammaticità dei tempi. Come in Germania, anche in Italia il fascismo interviene ostentatamente nelle arti, dettando i canoni dell'estetica ufficiale, organizzando rassegne e premi. Al classicismo celebrativo molti artisti oppongono un realismo fortemente polemico. Con l'entrata in guerra e con gli avvenimenti che ne seguono, l'antifascismo degli artisti si fa più esplicito anche sul piano dei contenuti. Ricordiamo Guttuso, Leoncillo, Arpia, Manzù, Maffei. Ritorno all'ordine. Dopo la Prima Guerra Mondiale si registra nelle ricerche artistiche europee un ritorno alla tradizione, una rivalutazione dei linguaggi del passato. La crisi di valori morali che segue la guerra spinge gli artisti ad una ricerca di identità nazionale e alla rifondazione di valori universali. In Italia il regime fascista tenterà di costruire una sua estetica finalizzata al consenso. Le forme che si prediligono sono infatti di aspetto arcaico semplificate fino al loro grado più elementare, primitivo. Pittura e scultura riscoprono le loro radici nella tradizione del 3-400, tornano in auge i generi più tradizionali dell'espressività artistica come il ritratto, la natura morta, il paesaggio. Un protagonista del ritorno all'ordine è Carrà. Anche De Chirico, dopo gli enigmi della metafisica, si dedica ad una pittura sospesa fra presente e passato, come Sironi, Martini e soprattutto Morandi, che con le sue nature morte trascende quasi il dato realistico per una ricerca di puri valori formali. La mostra, allestita a Palazzo Grassi con orario continuato dalle 10 alle 19, comprendente 41 artisti, resterà aperta fino al 5 novembre. Come vi avevo annunciato in apertura, si conclude qui la nostra rubrica Arte Notizie ed anche la mia collaborazione con Tele Belluno. Vorrei ringraziare tutti voi che mi avete seguito in questi lunghi anni.
5 anni e vorrei ringraziare anche quanti hanno collaborato con me, soprattutto i tecnici Nazareno Lunardi e Gaetano Caberlotto, che si sono adoperati con impegno, con serietà e con professionalità per rendere possibile la realizzazione dei filmati che vi abbiamo proposto, credo circa 200 in questi 5 anni. Un grazie poi al direttore di testata Luigino Boito e al direttore di produzione Massimo Capraro, che anche con grande impegno ha tentato di rendere possibile sempre la realizzazione di questi nostri piccoli documentari d'arte. Ecco, si conclude quindi qui la mia presenza a Telebelluno. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata e per quanti si accingono ad andare in ferie, buone vacanze.